Come ti chiami e di che cosa ti occupi? Sono Pietro Vitiello, amministratore delegato della Log Center SRL e siamo specialisti in quella che è la logistica integrata. Ed è la prima volta che partecipi a B2B Live? No, in realtà è la quarta volta, quindi sono un veterano e ogni volta spunti nuovi, consigli nuovi, tecniche nuove, tanto, quindi anche se insomma da veterano, quindi da conoscitore della materia, consiglio insomma a tutti vivamente B2B Live, poiché è un'esperienza e come tale va coltivata ogni giorno con la masterclass, ma soprattutto poi il coronamento, insomma il finale con il B2B Live. E perché hai deciso di partecipare anche all'edizione di quest'anno? Noi abbiamo fatto un percorso continuo durante tutto l'anno con la masterclass e quando si partecipa al B2B Live si respira insomma un'emozione, un'atmosfera diversa e quindi ecco perché in quel momento la tua mente diciamo partorisce nuove idee e quindi è tutto un altro concetto, perché è tutto più emozionante. Come hai conosciuto il mondo B2B? Beh, l'ho conosciuto 4 anni fa, 5 anni fa, e insomma con la partecipazione in Confindustria, e dove vi era quindi Carmela Villani che esponeva il proprio progetto e noi poi da lì abbiamo insomma contribuito alla crescita aziendale tramite poi Ippogrifo e B2B Live. E che cosa ti è piaciuto dell'evento di oggi e quali spunti ritieni utili e interessanti? Beh, ne sono tanti. Per chi riesce a un terreno fertile, insomma, quindi con tanti spunti, ne sono tanti. Uno su tutti, insomma, mi sto mentalizzando e quindi quasi sicuramente insomma, è una cosa che farò. È verticalizzare ogni singolo prodotto della mia azienda e fare marketing su quel prodotto. Quindi quello che è arrivato oggi è appunto questo qui, quindi non generalizzare il marketing solo al brand Log Center, ma anche al sottostrato, quindi lavorare su quel sottostrato lì per far sì che tutta l'azienda poi si allinei. Quindi consiglieresti ad altri di partecipare a questa esperienza e perché? Vivamente, poiché siamo nell'ottica del dare, no? E quindi più diamo, più siamo, insomma, quindi contribuiamo a far crescere quella che è la nostra società. Personalmente ritengo l'azienda un bene sociale e quindi più crescono le aziende, più cresce il nostro amato paese. E allora un evento del genere, un'attività del genere non si può che contribuire a tutti, quindi, insomma, diffondere il verbo.